C'è chi si sta rifocilando, chi fa lo gnorri, fa fin di niente, però abbiamo quattro persone, perché c'è un'altra dietro che fa finta di niente. Dice Lara, quattro piloti contenti di questa manifestazione, giusto? Allora, Marco, dai, inizia tu, dimmi tu.
Io ho una gara piena di guai. Abbiamo riuscito a fare un'unica mancia, più o meno, però è andata bene. Questa è l'importante. Domenico. Io niente, macchina nuova. Sì, abbiamo visto la Megane. Sì. E niente, abbiamo passato una bella domenica, ci siamo divertiti, questo è l'importante. Michele. Che ti devo dire? Che ti devo dire? Ci sono un po' accaldate, no? Che parino! Renato che non sta registrando. Vabbè, dai. Comunque, complimenti a voi anche per l'organizzazione dello splendido slalom di Cellara. Non mi bagnare perché Renato è vendicativo. Sappilo. Vabbè. Sta degenerando l'intervista, la chiudiamo così. Un saluto a tutti quanti. Ciao. Adesso passiamo al gruppo E1 1004, seconda classificata Emilia Covello. Allora, Emilia Covello, seconda classificata, sali sul podio, vince la Coppa Dame e soprattutto... Vabbè, diamo la Coppa Dame anche ad Emilia e soprattutto Emilia riceve un gioiello offerto dalla gioielleria Tentazioni di De Rosa Barbara al bivio di Aprigliano Pianicrati. Consegna Michele Bosco. No, Emilia, dove vai? Dobbiamo chiamare il primo classificato del Greuno 1004. E ci ha provato fino all'ultimo anche sui piani alti. Chiamiamo Bruno Fallara. Vince classe e gruppo. Questo è il gruppo 1 1004, grazie. Sempre gruppo 1, però 2000, primo classificato Michele Filardi,